Paolo Rotiri, tecnico del Pizzoli, vittoria dall'enorme peso specifico, forse il merito più grande che ha avuto il suo Pizzoli è stato quello di non concedere il verticale ai calciatori rossoblù. Ma è stata una vittoria particolare, cioè giocare contro la città dell'Aquila dopo che in pratica si è ricostituita questa società con gli occhi puntati un po' di tutti. È una partita che ha un valore diverso rispetto a tante altre partite. Il non concedere la verticalizzazione ai componenti d'attacco dell'Aquila è stato un po' anche a livello tattico quello che avevamo preparato, e di non concedere soprattutto le verticalizzazioni e l'ampiezza. Gizzi, calciatore di altra categoria, nel secondo tempo si è letteralmente messo la squadra sulle spalle e ha portato in porto questa vittoria preziosissima. Ma guarda, io non parlerei soltanto di Gizzi. Gizzi è un giocatore che ha fatto e farà categorie superiori, però la vittoria di oggi è di tutto il collettivo. Tutti gli attaccanti, i difensori hanno sempre raddoppiato, si sono sempre sacrificati. Diciamo che questa è una vittoria che dà l'indicazione all'Aquila Calcio di cosa deve aspettarsi. Cioè, noi siamo prima categoria, giochiamo con passione, giochiamo con sacrificio, giochiamo con tanto di professionale. Non siamo professionisti, siamo professionali. E diciamo che avere la fase di raddoppio sempre non l'ha avuta soltanto Gizzi, l'ha avuta Piri, l'ha avuta Napoleon, l'ha avuta Giannuzzi. Diciamo che, ma pure la difesa è tutta da encomiare, quindi non è il singolo. Oggi ha vinto il collettivo, ha vinto i tifosi, hanno vinto, diciamo, è stata una bella serata di sport nonostante determinate cose. Però fondamentalmente quello che ci poteva distrarre era tutta l'attenzione che era stata data a questa partita. Società di prima categoria non sono abituate, no? Ad avere uno scenario, un palcoscenico, giocare alle 8:30, è un qualcosa di diverso. Questo ci poteva distogliere. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno avuto un approccio alla gara stupendo, hanno sofferto il giusto, perché merita anche all'Aquila Calcio che ha attaccato, ci ha dato. Non hanno avuto grandi occasioni, ma forse anche per merito dei ragazzi e non del singolo. Mister, l'impatto con la nuova categoria non è stato come si aspettava. Cosa non le è piaciuto questa sera? No, non è vero che non è stato come mi aspettavo, nel senso che la speranza è che vincevamo, chiaramente, la speranza è che tutto possa essere facile, ma in realtà il pensiero è che non è facile, quindi questo non è un campionato dove noi possiamo pensare ad oggi di farne un sol boccone. Ne dobbiamo essere coscienti e dobbiamo lavorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che ci siamo assemblati nell'ultimo periodo con molti giocatori che non sono allenati, e quindi abbiamo bisogno di tempo. Comunque il fatto che stasera, insomma, abbiamo perso, ma al di là del vincere o perdere, perché poi la partita poteva andare anche in diverse maniere, insomma. Però ecco, questo è il campionato e quindi bisogna lavorare tanto per essere competitivi per quello che vogliamo essere. Resettare questa serata e pensare già al prossimo impegno. Sì, no, ma questa ci deve essere d'esperienza per tutti in generale, perché magari si pensa facilmente che solo portando la maglietta rosso-blu si possa essere i più forti o si possa vincere tutte le partite, quindi questo passo falso, diciamo, questa sconfitta iniziale forse alla lunga potrà farci anche bene, ci fa capire che categorie stiamo facendo e che personalità ci vuole per giocare un campionato, se si vuole, ai vertici da qui in avanti. E poi è normale che dobbiamo, ecco, non farci prendere dal panico, un po' dimenticare questa sconfitta tra virgolette, perché dobbiamo pensare alle prossime. Tra l'altro dalla settimana prossima giocheremo 3 partite in una settimana e questo è un altro dato che chiaramente ci dice che dobbiamo lavorare tanto e ci dobbiamo impegnare tanto, però ci fa anche stare abbastanza preoccupati, perché adesso fare 3 partite nella settimana successiva in una settimana in questo momento per questa squadra è complicato. Poi è chiaro che sono convinto che a lungo andare verremo fuori
e saremo più competitivi di quello che abbiamo dimostrato stasera.